Nuova sede degli uffici giudiziari tranesi, ma anche di un museo archeologico, la seconda vita di Palazzo Carcano, l'immobile di via Beltrani, situato di fronte al Castello Svevo, viene illustrata nel corso di una mostra evento ospitata a Palazzo Covelli dai vincitori del concorso di progettazione, indetto dall'Agenzia del Demanio, per il recupero dell'edificio che venne ceduto nel 2018 dal Comune allo Stato. Quasi 9 milioni di euro, in parte finanziati dal Ministero dell'Interno, per valorizzare 5.000 metri quadri di superficie. L'idea nasce dalla lettura della città, sostanzialmente tra una città che ha una morfologia molto precisa, un carattere preciso, e il progetto cerca di introiettare dentro un sistema esistente che è quello di Palazzo Carcano la forma urbis, la forma urbana della città, completando l'angolo che dà sulla piazza, cercando di lavorare con attenzione negli spazi interni, rigenerando anche quella dimensione intima interna che il palazzo ha, aggiungendo comunque qualcosa di nuovo. La novità è l'ampliamento dell'edificio di circa 1000 metri quadri funzionale alla conservazione dell'area archeologica. Il nuovo innesto risponde sia al bando ma anche a un'esigenza reale, che è quella di preservare gli elementi archeologici che sono proprio in quel punto specifico, in quell'angolo lì. E il nuovo intervento fa questo lavoro di messa anche in sicurezza di questi elementi, e lo fa ovviamente completando l'angolo, però penso che il progetto lo faccia in maniera molto sensibile, con una certa attenzione rispetto all'innesto proprio nel punto in cui il nuovo edificio va a toccare l'edificio antico. Cambierà volto anche l'area di fronte al palazzo, attualmente adibita a parcheggio. Il processo sarà quello di trasformare quell'ambito occupato dalle auto in un ambito urbano, pedonale, sicuro, di qualità, perché è una zona strategica estremamente importante, e penso che la sistemazione del palazzo sia un tassello che lavora anche in questo senso. Nei nuovi uffici di Palazzo Carcano verrà raggruppata la giustizia civile e del lavoro. Una sede definitiva, una sede importante, una sede storica, perché questo territorio è molto collegato al tribunale. Trani significa il tribunale significa il territorio. È stata una lotta dura, difficile, ma soprattutto cercheremo di recuperare questo immobile straordinario, come stiamo recuperando gli altri immobili, proprio anche per dare un valore aggiunto all'edilizia di questa città. Palazzo Carcano è solo uno dei tasselli che vanno a comporre il riordino in atto degli uffici giudiziari tranesi. Il programma che abbiamo posto in essere è un programma complessivo che comporta anche la ristrutturazione anche di Palazzo Gadaletta oltre che Palazzo Torres. Come avete visto, è già iniziato il restauro di Palazzo Candido. Sono tutti progetti finanziati, a questo si aggiunge l'aula bunker che abbiamo ultimato, che tra poco inaugureremo, e un archivio assolutamente informatico, che è una novità per il panorama nazionale.